Il settore conciario nel 2022 limita l'impatto dei danni subiti tra pandemia, inflazione e contesto geopolitico incerto e resta stabile e in salute. È quanto emerge dall'assemblea annuale di Unic Concerie Italiane, che guarda con fiducia agli sviluppi del settore. Il settore generale è comunque abbastanza, sempre abbastanza in salute. Ci sono delle oscillazioni che derivano dalle crisi che ci sono state negli ultimi anni, non prima, la prima pandemia, poi la crisi della guerra in Ucraina, che ha portato un aumento dei prezzi di tutta l'energia e materie prime. Quindi si è assistito a una fine 2022 abbastanza interessante dal punto di vista dei volumi. Ora i volumi sono in calo, ma secondo la nostra analisi risulta più essere una oscillazione. Vi faccio un esempio veloce: il comparto dell'imbottito, dell'arredamento, che ha vissuto durante la pandemia un boom senza precedenti, ora ovviamente sconta le quantità che sono state fatte prima. Però io penso che questa coda di oscillazione, forse stimiamo in giro di qualche mese si debba ritornare alla normalità. Sul piano economico, il bilancio del 2022 elaborato da Unic mostra una chiusura dell'anno con una sostanziale stabilità dei volumi di produzione e una crescita del valore complessivo di poco inferiore al 10%. Un aumento che però non raggiunge ancora i livelli pre-Covid. Per quanto riguarda il 2023, i cali registrati nella seconda parte del 2022 stanno avendo ripercussioni anche all'inizio del nuovo anno. E tra le prossime sfide per la conceria italiana, il principale focus resta la sostenibilità. La sfida più importante nei prossimi anni sicuramente è la sostenibilità. Noi come conciatori italiani abbiamo iniziato il percorso della sostenibilità 50 anni fa, quindi non temiamo sfide. Continueremo in questo percorso perché è l'unico possibile e la riprova è che l'industria della pelle è rimasta in Italia, in tanti paesi è saltata, in Italia è rimasta perché siamo organizzati in distretti, quindi il valore del distretto che ti dà la possibilità di avere una politica di sostenibilità che non ha uguali. Quindi questa sarà la nostra sfida, questi i challenge sui nostri competitor e poi la consapevolezza delle nostre istituzioni, specialmente a livello europeo, che la nostra industria è un'industria sostenibile, è un'industria di qualità, di tradizione e che deve essere conservata. Questo secondo me è il punto fondamentale. Sento dei venti che vorrebbero la deindustrializzazione di tutte le nostre, di tante attività in Europa, dove l'Europa è sicuramente virtuosa dal punto di vista della sostenibilità ambientale e si sposterebbe la produzione in paesi dove questo non avviene.